Nulla di fatto ieri nell'incontro avvenuto in regione sulla ricollocazione di 14 ex lavoratori interinali nello stabilimento CMD di Atella. L'accordo firmato lo scorso 30 ottobre 2019 è stato disatteso, lasciando gli ex lavoratori senza la possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali e con il periodo di disoccupazione terminato. All'incontro, dove erano presenti i vertici dell'azienda e le forze sindacali, avrebbe dovuto trovare compimento l'accordo precedente, nel quale era previsto un percorso di stabilizzazione dei lavoratori che a partire dallo scorso gennaio ed entro aprile sarebbero dovuti rientrare in azienda con un contratto a tempo indeterminato e con un nuovo percorso di formazione finalizzata alla riconversione delle unità alla produzione di motori aeronautici. È andata malissimo, aberrante quello che è successo ancora una volta oggi. CMD, azienda storica, azienda che negli anni in questi palazzi ha tenuto banco, dopo ormai più di un anno è venuta qui con l'ennesima presa in giro per noi forze sindacali, ma soprattutto anche nei confronti dell'assessore Pietro, perché i continui rinvii sono solo serviti a prendere tempo e poi a dire una volta per tutte che non avevano lavoro per lavoratori che hanno diritto al lavoro. Questo, ritengo che questa azienda è un'azienda che ormai è squalificata dal punto di vista di quello che bisogna fare nei prossimi mesi. Noi metteremo in campo tutte le azioni, sia giuridiche ma anche azioni sindacali, affinché questa azienda capisca che in Basilicata non si viene a prendere in giro l'intero mondo del lavoro, perché è stata veramente una pagina buia e brutta delle relazioni industriali del nostro paese.